Non si è rubato. Ma cosa fa mio figlio? Se di nuovo sei tutto vicino a quello. Non ci credo. Anche Mirko, ma perché si è messo lì? Comunque adesso mi sente. Prima di venire qui mi ero raccomandata con Pietro di non stare vicino a quel bambino. Anch'io l'ho detto a Mirko. E ho perso il conto di quante volte gliel'ho ripetuto. Che non mi va proprio, non voglio proprio che sia vicino a quel bambino. Lo sai che ogni volta che sono venuta in questa ludoteca ha giocato sempre allo stesso gioco, ma per ore e ore. Hai notato com'è maniacale? Sì. Prima di iniziare a giocare deve sistemare tutte le cose seguendo un ordine particolare. Sì, perché lui va in crisi se qualcuno per sbaglio gli sposta qualcosa. Ma non so se hai notato, quando gli parli lui non ti guarda in faccia e risponde a monosillabi. Ma ti dirò, guarda che io quando spesso l'ho guardato in volto mi ha dato proprio l'impressione di non provare alcuna emozione. Cioè, è apatico. Io sinceramente non so che cosa ci trovino i nostri figli in un bambino così, guarda. Poi, quelli come loro possono diventare anche un po' pericolosi, Senti, ma che malattia hai detto che ha? Mi sembra che sia autistico o una cosa del genere. Allora sì. Ma se ho sentito che quelli come lui a volte possono impazzire così dal nulla e diventare violenti con chi gli sta vicino. Lo so. Aspetta un attimo, va. Mirko, Mirko, vieni qui. Pietro, anche tu, dai, muoviti. Cosa c'è, mamma? Perché ci avete chiamato? Perché non vogliamo che giochiate con quel bambino. Ma è simpatico. Sarà, ma non è come voi. Potrebbe anche farvi del male. Perché potrebbe farci male? Perché è malato. Che cos'ha? Ha dei problemi e quindi è meglio che siate lontano da lui. Ok, avete capito? Sì, sì. Ok, quindi per favore prendete la sedia, il gioco e andate un po' più in là, Dai, su. Sandro, tutto bene? Ci sei rimasto male perché quei due ragazzini se ne sono andati? Mi dispiace tanto, amore mio. Sorpresa, sono venuto a prendervi. Ciao. Ciao. Tesoro, guarda cosa ti ho comprato papà. Ti piace? Tutto bene? Ti vedo strano. No. Cosa è successo? Ci risiamo di nuovo. Sempre la solita storia. Cioè? Ti ricordi che domenica scorsa Sandro ha conosciuto due bambini? Sì che me lo ricordo. Beh, oggi si sono rincontrati e stavano iniziando a giocare insieme quando all'improvviso le loro mamme hanno allontanato i loro figli da nostro figlio. Vabbè, forse dovevano andare via. No, non se ne dovevano andare. Non volevano che giocassero con Sandro. E perché? Come perché? Per le solite ragioni di sempre. Perché Sandro è come è. Perché senza sapere nulla sulla sindrome di nostro figlio se ne stavano lì a sentenziare vicino a me. Che le... io non ne posso più. In qualunque luogo andiamo è sempre la stessa storia, che sia a scuola, a una festa, in qualsiasi occasione sociale. Io sono stufa di tutti questi pregiudizi, di questa ignoranza. Sono quelle le mamme? Sì. Perché? Perché forse è giunto il momento che tu dica la tua a chi tratta male ingiustamente nostro figlio, invece di subire in silenzio come se ci fosse qualcosa di vero in quello che dicono o come se fosse una colpa avere un figlio come Sandro. Ma Michele, ma tu lo sai benissimo che io amo Sandro esattamente per come è. Tesoro, lo so bene, ma se continuerai a fare la vittima troverai sempre carnefici. Parla senza paura con le persone che ignorano chi sia nostro figlio e cosa significa essere suoi genitori. Prova a raccontare la nostra esperienza a testa alta, con dignità, e vedrai che facendo così farai crollare un sacco di pregiudizi inutili. E soprattutto darai la possibilità a Sandro di aprirsi al mondo e magari di farsi nuovi amici. Hai proprio ragione. Allora vado, Scusate se vi disturbo. Sì? Sono la mamma del bambino che prima giocava con i vostri figli. L'autistico. Marina? Sì. Il bambino con disturbo dello spettro autistico. E cosa voleva dirci? Vi volevo dire che prima vi ho sentite mentre parlavate di mio figlio. Non mi è piaciuto per nulla quello che ho ascoltato. Noi non sapevamo che... Sì, voi non sapete nulla sulla sindrome di mio figlio.
e prima avete dimostrato solamente una grande ignoranza. Ascoltatemi bene. Sandro non è pericoloso né violento, perché la maggior parte dei bambini con disturbo dello spettro autistico non lo sono. Ma veramente? Sì. Alle volte può avere delle crisi o fare dei capricci terribili se si trova in situazioni difficili o se non ottiene quello che vuole. Beh, deve essere difficile capirlo. È vero. Sandro non comunica come gli altri. Ma questo non significa che non si faccia capire, o meglio, che gli altri, con un po' di sforzo, possano comprenderlo. E non è apatico. Lui sente tutte le emozioni. È soltanto che ha molta difficoltà a dimostrarle. Bella complicata come malattia. L'autismo non è una malattia, è un disturbo. Perché dalla malattia si può guarire o meno. Un disturbo non implica una guarigione. Lo ignoravo. Ci dispiace. E in ultimo, Sandro non è strano. È solo diverso e unico, come qualsiasi essere vivente su questa terra. Come unici e diversi sono i vostri figli, o siete voi stesse. Quindi, prima di giudicare, imparate a conoscere, a chiedere. E se ci rincontreremo, perché io non smetterò di venire in questa ludoteca, sarò a disposizione per rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità sulla sindrome di mio figlio. Così, magari, conoscendolo meglio, potrete iniziare a guardarlo con occhi diversi e permetterete ai vostri figli di avvicinarsi a lui e di diventare amici, senza paura o pregiudizi. Ora scusatemi, ma devo andare. Mi auguro che non vi lascerete scappare questa opportunità. La maggior parte delle storie dei nostri video sono ispirate a fatti realmente accaduti, e se anche tu ne hai una, potremo ispirarci per i prossimi video.